e parliamo di un bel progetto che viene presentato stamattina. È un progetto per sostenere e aiutare i bambini e i ragazzi che vivono lo spettro autistico, e ne parliamo con l'assessora alle politiche sociali del Comune di Taranto, Gabriella Ficocelli. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno, bentrovati, e soprattutto vi ringrazio per la vostra attività di comunicazione sempre molto attenta ai nostri servizi. Assolutamente, le cose belle ci piace raccontarle, e questo è veramente un bel progetto, innanzitutto perché mette insieme tante realtà differenti che lavorano già nel settore, dalla cooperativa sociale Isola, che insomma insieme al comune ha anche pensato un po' il progetto, a tante altre appunto enti del terzo settore che diventano partner attuativi di questo progetto, che presentati appunto stamattina alle 11 nel Salone degli Specchi. Di cosa si tratta? Entriamo nel vivo. Sì, il progetto si chiama Luoghi Autentici, e oggi verrà sottoscritta proprio la convenzione con tutti i soggetti partner che sono stati coinvolti, che hanno risposto al nostro avviso pubblico. Ricordiamo che ovviamente si tratta di un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Puglia, quindi abbiamo fatto un avviso nei mesi scorsi, e la cooperativa Isola, così come Itac Pro, Logos, La Vela, Anafim, Palomba, Salpiano, Enjoy Your Dive, Salotto Elettronico e Bushido hanno partecipato a questo avviso, e abbiamo messo insieme delle realtà bellissime, cooperative ed associazioni che lavorano accanto ai servizi sociali, accanto proprio alle fragilità, e che hanno potuto sperimentare assieme a noi la coprogettazione. Quindi abbiamo dato vita insomma a un progetto che riguarda proprio tutte le iniziative a favore di persone con disturbo dello spettro autistico. Si tratterà di un centinaio di beneficiari, minori che ovviamente sono frequentanti le scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado, e utenti affetti da disturbo dello spettro autistico nell'età di transizione, quindi fino ai 21 anni circa. E sono previste tantissime attività laboratoriali e corsistiche, come il karate, i laboratori musicali, i corsi di acquamotricità, il campus estivo, il calcio, i tirocini di formazione per magazziniere, il corso di cake designer, il corso di produzione musicale, le lezioni di barca a vela. Quindi diciamo che i luoghi autentici verranno sperimentati dai nostri ragazzi, e sarà modo anche per creare dei legami bellissimi con le associazioni, con tutti coloro che si dedicano al sociale e che sono sempre vicini a noi. Purtroppo insomma è in aumento il numero, non solo a Taranto, dei bambini che hanno appunto dei disturbi dello spettro autistico, che come potete immaginare possono essere più o meno gravi, quindi insomma diciamo i livelli sono differenti. È importantissimo per i genitori che si trovano a vivere questo momento anche di difficoltà, quando insomma capiscono che qualcosa non va, non sentirsi soli, e quindi questo genere di progetti sicuramente aiuta. Io voglio pensare che ci sia magari qualcuno di loro in ascolto, assessora. Diamo qualche dritta rispetto a come fare ad avvicinarsi insomma alle varie realtà e partecipare al progetto Luoghi Autentici. Sì, innanzitutto io l'invito ovviamente a seguire la conferenza stampa di oggi alle 11 presso il Salone degli Specchi, e poi si possono rivolgere sia ai servizi sociali siti in Via Lazio 45 oppure a una delle cooperative e associazioni che hanno partecipato al progetto. Saremo ben lieti ovviamente di aiutarli a fare la domanda, di spiegare quali sono le attività e di coinvolgerli in tutto ciò che faremo.